racconti delle persone che hanno vissuto la storia di Bertani, e ho trovato soprattutto una storia di uomini e di donne che non hanno mai cambiato le loro idee, che sono rimasti saldi nel loro modo di fare il vino. Mentre tutto intorno al mondo cambiava, decennio dopo decennio, in Bertani si è rimasti fermi, come si direbbe in Veneto, duri banchi, cioè inamovibili nella propria idea e nel proprio obiettivo. Con gli stessi vigneti, lo stesso modo di fare il vino, le stesse uve, lo stesso tempo di invecchiamento. Quando poi fra un po' assaggeremo questi vini, troveremo un filo conduttore che li attraversa tutti, come fossero tanti capitoli di un unico romanzo, un grande romanzo del vino, fatto soprattutto di coraggio di Bertani nel non cambiare, perché ci vuole coraggio, appunto, come diceva Emilio, si perdono quote, si perde mercato, che il mondo e il gusto cambiano e tu intanto resti fermo e quindi vai fuori mercato. E soprattutto di tenacia, una tenacia che non è mai venuta meno in tutti gli stravolgimenti che ci sono stati. Come è nato l'Amarone? La versione, quella nota che sappiamo, è quella di una botte di Reciotto trovata da un cantiniere, il passito dolce che diventa secco e il cantiniere che dice che non è amaro, anzi è amarone. Qui siamo, secondo la leggenda del vino, nel 1936. Nella realtà l'Amarone, almeno come lo conosciamo oggi, è nato negli anni 50, alla vigilia del boom economico, in un Veneto che era ancora profondamente diviso tra un'industria che stava nascendo e una campagna che invece era molto radicata. Il Veneto negli anni 50 era una regione agricola e la popolazione che andava a lavorare in fabbrica continuava a mantenere i propri campi, dove andava a lavorare all'alba oppure ci andava a lavorare la sera oppure durante le ferie dalla fabbrica andava a lavorare nel turismo, negli hotel dell'Alto Adriatico. In questa situazione Bertani c'era e c'era da un bel pezzo, perché Bertani è nata prima dell'Unità d'Italia nel 1857 ed era già conosciuta. Ho provato a vedere nell'archivio del Corriere della Sera quando è stata la prima volta che Bertani è stata menzionata in un articolo. Bisogna dire che fino agli anni 70 si parlava pochissimo di vino nella stampa italiana, nella stampa quotidiana, ma anche periodica, solo qualcosa nelle pagine dell'agricoltura e sulle vendemmie. Beh, ho trovato un pezzo del 1922 in cui si racconta che c'è una serata di gala a Milano, in cronaca di Milano, in un ristorante che si chiamava Calvinati, ed era evidentemente così famoso che non c'era bisogno di mettere l'indirizzo, nel Corriere l'indirizzo non c'è. Una serata di gala con vini Soave e Valpolicella Bertani, costo della serata di gala 45 lire. I fondatori di Bertani sono due personaggi che erano attivi nella vita sociale ma anche politica oltre che economica, Giovan Battista e Gaetano Bertani, che avevano imparato, cioè soprattutto Gaetano aveva imparato, le nuove tecniche di vinificazione in Francia dal professor Guyot. Gaetano era in Francia perché era stato esiliato, perché si batteva contro gli austriaci. I due fratelli non solo avevano comprato in Valpantena, ma anche in altre zone del Soave e del Bardolino. Ai primi del Novecento Bertani decolla, viene dichiarata dalla Camera di Commercio un'azienda modello, i vini vengono esportati negli Stati Uniti quando tutto intorno, e non solo nel Veneto, si vendeva soprattutto vino sfuso. E nel 23 viene assegnato il brevetto dell'area al casa. Più avanti il Soave viene servito alla cena di coronazione di Giorgio VI, che è il re balbuziente d'Inghilterra, quello del film Il discorso del re, Soave Bertani. Però mancava ancora un vino che segnasse la storia dell'azienda e che fosse, diciamo, una svolta anche per la viticoltura non solo aziendale italiana. I Bertani erano dei signori che bevevano soprattutto francese e si sono ispirati ai francesi, e nel Veneto erano, nella Valpolicella erano gli anni soprattutto del Reciotto, che era un vino che si beveva nelle grandi occasioni. Quindi si è partiti
con una serie di prototipi, e nel 58 il vino che beviamo oggi viene imbottigliato per la prima volta, l'Amarone Classico Bertani. Non il 58 è l'annata, ma viene imbottigliato molto dopo, viene imbottigliato nel 68, dopo 10 anni di affinamento. L'etichetta è la stessa che vedete oggi, che avete visto circolare oggi, solo che all'inizio Amarone si scrive Amarone, da Recciotto con due T. Poi nel corso degli anni, anzi forse addirittura l'anno dopo, una T decade e si perde questo, questa impressione dialettale Recciotto con due T, appunto. Arriva nel 61 l'enologo Ernesto Barbero, che accompagna la nascita appunto del primo Amarone nel 68, arriva dal Piemonte. E questa è una storia, come diceva Pedron, una storia addirittura commovente per quanta passione, per quanta tenacia è stata messa da questa famiglia. Nei primi anni non si riesce a vendere l'Amarone come si vorrebbe, si producono tante bottiglie e molte restano nel cavò aziendale, che poi si è rivelata essere una fortuna. Negli anni 80 si cambia e cambia il gusto e si comincia a vendere l'Amarone, il mercato è maturo, c'è stata una grande affermazione del Barolo, altrettanto del Brunello, e c'è un periodo positivo per Bertani che dura una quindicina d'anni. Ma poi arriva il periodo della parcherizzazione e a quel punto va di moda l'Amarone più dolce, più fruttato, molto più alcolico, anche per effetto delle richieste dei mercati del nord Europa. Il Bertani a quel punto va in crisi, rischia di fallire, ma ancora una volta l'azienda non si sposta dal proprio stile e continua a produrre l'Amarone come sempre. Ovviamente alle spalle c'è una famiglia benestante che può permettersi di accumulare in cantina le bottiglie. Guglielmo Bertani muore, discendente dei fondatori, muore nel 1981 e lascia l'azienda a 27 eredi tra nipoti e pronipoti, non aveva figli. Ovviamente è un piccolo grande guaio, perché manca il leader al timone, ma anche a quel punto la famiglia sceglie di non cambiare e tira dritto. Ma per raccontare com'era vista questa produzione di Amarone, c'è l'episodio che mi ha raccontato Pedron nel 99, in cui Pedron, che era GIV, viene chiamato a fare una perizia sui vini che ci sono in cantina, assieme a altri due periti dalla Popolare di Verona e dalla Camera di Commercio, deve fare una stima della cantina. E i periti gli dicono che sono vini da stappare, che valgono poco o nulla, è meglio consumarli e venderli subito, non sono più attuali. Pedron ovviamente pensa il contrario, e il contrario lo pensa pure Veronelli, che diciamo dà degli imbecilli a questi due periti. Nasce una causa giudiziaria che poi viene transata. A quel punto il gusto cambia, tornano le vendite, fino alla storia recente, che è quella della tenuta Angelini, che arriva nel 2011, 6 aziende sotto il controllo di Bertani e Domè. Quindi abbiamo visto che ci sono stati stravolgimenti familiari, aziendali, ma in cantina il tempo sembra sempre scorrere uguale. La stessa formula con 150 giorni di appassimento naturali, dalla uve dalla stessa tenuta, fermentazione lunghissima e 7 anni di maturazione in botte e 1 in bottiglia almeno, perché poi in realtà hanno più o meno dai 9 ai 10 anni di invecchiamento le annate, senza alcuna influenza della moda e del presente. L'Amarone non è più fruttato e muscoloso quando la moda lo vuole così. È un Amarone in cui, a differenza di molti altri, si sente l'annata, si sente il clima che cambia, non sono tutti uguali anno dopo anno come in altri casi. È come se avesse un codice genetico per far rimanere inalterato l'Amarone come sostanza, come struttura, pur cambiando di anno in anno. In parole semplici può essere definito un vino veronese con metodi naturali, perché l'appassimento si fa con le finestre aperte e non con le stanze con l'aria condizionata e controllata che usano altri. È una storia unica che mi ha stupito e coinvolto, in una cantina che in 160 anni
è cambiata senza mai cambiare davvero, restando affezionata e fissa al suo nucleo centrale, alla sua identità. La frase più bella che ho sentita in queste settimane dalle persone che hanno lavorato in questa azienda è: siamo ancora qui, oltre le mode. E secondo me è questo il significato di Bertani oggi. Volevo fare una domanda, volevo far intervenire quello che ha creato per 30 anni dal 60.